Ciao a tutti, siamo qui a Monte Romano, è un piccolo paesino vicino in provincia di Viterbo, dove si sta svolgendo la finale della prima edizione del Tutta Farina del Mio Sacco Food and Music Fest, una manifestazione che dà la possibilità a gruppi emergenti di esibirsi e questa è la serata finale dove si esibiranno alcuni gruppi, 8 gruppi che hanno passato le selezioni dei giorni precedenti. Qui accanto a me uno dei gruppi che si esibirà questa sera, quindi in gara per vincere, che sono i Mano Valanza. Ciao. Come mai la scelta di questo nome è molto particolare? Perché dunque il gruppo è nato circa 3 anni fa e in quei giorni ecco nessuno di noi aveva una fidanzata e quindi ecco ci siamo dovuti arrangiare da soli, ecco, è nata da questa situazione un po' particolare. Ma arrangiati da soli o tutti quanti insieme? Ognuno per conto proprio. Che tipo di musica fate? Facciamo ska core. Diciamo, abbiamo una sezione fiati e abbiamo delle ritmiche sia ska e altre magari invece più tendenti al punk rock, però diciamo che in linea di massima può essere inserito nella categoria dello ska core puro, diciamo, di base. Per fare qualche esempio, gruppi tipo i Persiana Jones, i Matrioska, i Vallanzasca, i Pankras, questi sono le nostre influenze principali. E invece per quanto riguarda le vostre esibizioni live, su cosa puntate? Con un coinvolgimento magari più diretto. Sì, cerchiamo di fare divertire la gente perché alla fine per noi è un divertimento enorme suonare e soprattutto è anche un modo per cercare di dire qualcosa a volte. Noi diciamo che dividiamo più o meno a metà fra il divertimento e il cercare di dire qualcosa, quindi dopo magari coinvolgendo la gente, cerchiamo di fare anche test ironici così. Da live siamo stati magari sempre avvantaggiati dal fatto che da dove veniamo noi, la Val Tiberina, non è che diciamo questa musica sia proprio di massa, sicché chi l'ascolta comunque tende a essere più vicino ai gruppi che fanno questa musica qui, sicché abbiamo sempre potuto contare perlomeno nelle zone limitrofe a noi, in seguito di un gruppo di persone che ci ha sempre aiutato sia nel live ma poi anche dietro le quinte quando c'è stato magari da fare dei lavori, delle registrazioni, queste cose. Diciamo questo supporto ci è stato dato da queste persone qui, insomma. E vi aspettavate questo tipo di risposta dalla gente del posto? Ma francamente è stata una grossa sorpresa perché non è che avevamo molti contatti nella zona del Viterbese o comunque in questa zona qui. Quelli che c'erano erano un po' su MySpace, però il fatto che da quando abbiamo iniziato a suonare ieri sera chi era lì davanti ha cominciato a ballare così, per sì, noi è stato molto bello. E ovviamente questa cosa ci ha aiutato tantissimo a essere più tranquilli e più rilassati, a fare un'esibizione che ci è piaciuta molto, ci ha soddisfatto molto e a giudicare insomma dai balli credo che sia arrivato. Molta gente ci ha chiesto il CD alla fine, dà veramente soddisfazione, è un piacere, è stato molto bello ieri sera. Tu hai nominato poco fa MySpace, che rapporto avete con questo tipo di social network e quanto magari vi ha aiutato a far conoscere la vostra musica? Ci ha aiutato molto perché MySpace, se vogliamo, è riuscito a sostituire quell'elemento di tramite che c'era tra magari i lavori che un gruppo produceva e i locali o le associazioni o le iniziative. Generalmente c'erano altre cose di mezzo che filtravano questo tipo di rapporto e quindi magari c'era più difficoltà a far girare la propria musica. Mentre invece con MySpace, secondo noi, è molto più importante perché c'hai dei contatti con tutti. Tutti possono non solo sentire, ma anche farsi un'idea visiva e grafica di quello che uno cerca di trasmettere, sia con la musica che con magari la propria simbologia, la propria grafica. E quindi è una sorta di vetrina per tutti. E quindi in mezzo molto veloce e molto diretto. Contatto diretto molto importante. Abbiamo per trovato noi almeno 5-6 date tramite il MySpace, solo tra i quali anche questa. Tra cui questa per dire. Abbiamo visto il MySpace del contest, ci siamo iscritti e quindi siete qua. Insomma, siete qua. Esatto. Sono stati benissimo qui, il tempo ci ha aiutato. E invece per quanto riguarda le vostre produzioni su discografiche, so che avete fatto da poco un disco. L'ultimo EP è stato il terzo lavoro perché noi abbiamo cominciato con una demo nel 2007 con 2 brani, dopo abbiamo registrato un nostro live a Città di Castello e l'abbiamo messo scaricabile gratuitamente, quello era una sorta di secondo lavoro live
e con questo disco qui abbiamo voluto un attimino curare più la parte tecnica e magari abbiamo speso qualcosina in più, però siamo contenti del risultato, che magari questo è un pochino più di una demo. Infatti l'abbiamo chiamato EP, l'abbiamo pubblicizzato come EP, anche se poi magari non è una vera e propria produzione EP, però diciamo è forse il lavoro massimo di questi tre anni. Questo qui è uscito come livello da pochi mesi e adesso stiamo facendo appunto un po' di date per supportarlo, per cercare di far girare un po' in giro il disco. Visto che allora avete aumentato anche la vostra visibilità, la condizione da cui nasceva il nome all'inizio è variata, è cambiato qualcosa? Ma salto dei casi singoli come lui, il resto no. Purtroppo è ancora crisi profonda per il resto. È una caratteristica inalienabile. Ormai, cioè. Nel DNA. Sì, ormai è così. E allora da Romano Varanza e da tutta Farina del Mio Sacco è tutto, un saluto a tutti quanti. Ciao, grazie. Ciao. A te. Ciao. Sporco di fango, distruggi il torrente.